Malpezzi, non sapevamo nulla, dicono Di Maio e Fico. Dicono le intercettazioni, eh? No, sulle intercettazioni, voglio anche credere a Di Maio e Fico che non sapessero nulla a questo punto, però per loro Oddio, è una quarto, dimostrazione. non pensare che No, ci siano infiltrazioni camorristiche è io quello che complicato, voglio però. dire è questo, no? Cioè, se loro non sapevano nulla e vengono da quella zona, significano che non solo non conoscono la zona e quindi non la possono rappresentare, ma significa anche che non hanno quella maturità di accorgersi che un problema c'è. E allora, se non sapevano nulla, e io voglio credere, Del ricatto, non sapevano nulla del ricatto, quindi non sapevano nulla delle difficoltà, quindi non sapevano nulla di come poter aiutare la sindaca, a questo punto significa che non sanno fare quello che è il lavoro di un parlamentare. Di un parlamentare eletto su un determinato territorio problematico da cui loro provengono, e noi sappiamo cioè fare il quanto è poliziotto? importante. No, Fare il non è fare il poliziotto? Il poliziotto. magistrato? Io non penso proprio che sia, anche perché voi il lavoro ai magistrati non glielo fate neanche fare, perché dite Ah, che no. addirittura un avviso di garanzia dovrebbe essere un elemento che automaticamente ti condanna la Sì, persona, anche se la no, è persona è importante. brava, anche se la persona lotta. Io ripeto, non conosco la sindaca, non conosco e non voglio neanche sapere i fatti in dettaglio. Mi dispiace che il Movimento 5 Stelle stia facendo passare il messaggio che bastano dei sospetti e quindi dei sospetti. La persona può essere brava, ma allora i sospetti in altre circostanze potrebbero anche essere costruiti ad arte e la persona se ne deve andare. Allora se ne vanno le persone scomode. Scomode dal Movimento 5 Stelle, scomode al Movimento 5 Stelle, non sporche. E questo mi dispiace. Sull'immaturità del movimento, e beh, basta vedere anche quello che è successo ieri. Lo dico con dispiacere, perché quando io vedo quell'immagine, molti l'hanno paragonata alle tre scimmiette, no? No, vabbè, Non vedo, no, non sento, non parlo. no, No, per me è l'opposto, per me è l'opposto, per me so tutto, dico tutto e noi siamo i più puri degli altri. A me questo sentimento di purezza, dove a noi non ci tocca niente, proprio perché non ci lasciamo che niente ci tocchi, tanto che appunto non interveniamo neppure quando un nostro amministratore ci chiede aiuto, perché non interveniamo, il nostro intervento è non vogliamo questo mescolarci prima che qualcuno possa dire che noi siamo indischiati, non ci mescoliamo e ce ne andiamo, vi lasciamo da soli, cioè il Movimento 5 Stelle lascia questo da soli gli amministratori in difficoltà, questa è la verità. Intanto una domanda, perché la Picerna ha chiesto le dimissioni del sindaco di Quarto? Questo siete io in contraddizione. No, la difficile questione di missione del sindaco di Quarto. E adesso voi vorrei dite, dire al collega. E adesso posso io parlare, mi chiamo scusami. Simona Malpezzi. Sì, va bene, la ma Simona fa parte Malpezzi del PD non è Campano. È uno vale uno. Dicerno, è uno vale uno. Dicerno ragazzi. Fa parte. È uno vale uno.